Io sono d'accordo con questa ragazza. Ci vuole anche però un'informazione politica ed è per questo che sono qui oggi a salutare Sara e a chiedere a Sara che porti la voce del popolo. Io non voglio la politica, ma se c'è qualcuno in politica che può alzare la voce e dare visibilità, quella può essere Sara. No, quella può essere Sara oggi. Questa si chiama libero arbitrio. Tu sei libero di pensarla diversamente e io anche. Io ti posso garantire che nel 2018 e nel 2019 si chiama rispetto. Dopo parliamo se vuoi. Nel 2018 abbiamo fatto insieme ad Alba Mediterranea il legittimo voto di protesta. Non so quanti di voi lo conoscano. Abbiamo fatto 721.000 voti di protesta. Eppure non siamo un partito politico. Una possibilità di voto che è stata da tutti i partiti politici dal 1957, da quando c'è questa legge, assolutamente nascosto. Brava. Io sono d'accordo con te, quindi figure, rispondi alla porta aperta. Ma il discorso è questo: possiamo tramite una protesta e quindi una disobbedienza civile opporci di fare quello che ci dicono di fare, che sia un vaccino, che sia una mascherina per i bambini, che sia il distanziamento sociale. E qui vedo tutti senza mascherini perché qui vedo gente libera ed è per questo che sono venuto qui a parlare a gente libera, perché la pensa come me. Ma questo pensiero di libertà dobbiamo diffonderlo nelle masse e non vuol dire convincerli, semplicemente informarli, perché siamo la base della rivoluzione pacifica, siamo quelli che potranno portare l'informazione ovunque, in qualsiasi strada, in qualsiasi città, in qualsiasi regione e in una nazione, quando saremo tanti, non così pochi, perché per me questi sono pochi, ma possiamo diventare tanti semplicemente informando, perché se tanti saranno informati, allora il cambiamento che tutti noi speriamo, desideriamo e sogniamo da una vita, allora arriverà. E magari senza politica, semplicemente tramite l'unione di un popolo consapevole, perché gli è arrivata l'informazione, perché quella consapevolezza non rappresenta altro che la nostra coscienza. E quando la nostra coscienza è posta di fronte a un bivio, ha due possibilità di scelta. Una è quella di fare spallucce e dire: ma potrei essere mai io a cambiare la storia di questo paese, come hanno fatto la maggior parte degli italiani quando c'era Falcone e Borsellino, che sono esplosi con due bellissime bombe in Sicilia, che almeno io non ho mai dimenticato, e penso nessuno di voi. Oppure posso invece attivarmi e iniziare a fare qualcosa, e quel qualcosa lo possiamo fare noi insieme, tutti noi. Grazie.